Ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi vi parlo della mia preoccupante ossessione per le tisane, perché volevo fare un semplice video per le tisane, no? Farvi vedere quelle che bevo, quelle che ho in casa. E la situazione è un po' preoccupante perché ne ho un bel po'. Comunque, prima di incominciare, vi ricordo come sempre di iscrivervi e se non l'avete già fatto, attivare anche la campanellina, anzi, la campanella, prima che Deborah mi prenda ancora in giro in privato e mi dice che dico campanellina, la campanella. Allora, ragazzi, vi consiglio di fare quello che ho fatto anche io, cioè farmi un bel tè, perché sarà un video abbastanza lungo. Io mi sono fatto quello snellente, nella speranza che magari un miracolo mi aiuta a dimagrire. Vediamo un po'. E quindi incominciamo con le mie tisane. Io comincerei prima con le camomille, perché già camomille ne ho un bel po'. Allora, devo un po' chiamarle a raccolta tutte quante. Ok, di camomille ne ho tre. Ho questa della Lord Nelson, che siccome io prendo sempre questa della Bonomelli, rigorosamente solubile. E io mi trovo un sacco bene con le tisane della Lord Nelson e ho detto: ma proviamo anche la camomilla. E devo dire che è buonissima anche questa. Quindi ho rigorosamente queste due sono solubili, quindi le metto nell'acqua calda e semplicemente giro, che c'è già la polverina e si sciolgono. Solitamente ne bevo una la sera prima di andare a dormire, però tipo quando sento che sono molto agitata, che magari non riesco ad addormentarmi subito, cosa faccio? Me ne metto due in una tazza. Sì, lo so, sono pazza. Comunque ho queste due solubili, Bonomelli e Lord Nelson, e poi ho questa setacciata della Sogni d'Oro, quindi è la bustina classica, e anche questa è molto molto buona. Andiamo avanti. Vi faccio vedere quelli della Lipton. C'ho questa bustina che si chiama Time to Relax, quindi anche questa deve essere tipo camomilla che fa dormire. È molto buona. Ha un profumo. Cioè, sapete quei profumi che vi mettono proprio la pace, la tranquillità? Quindi secondo me Time to Relax sarà straordinaria come la camomilla. Mi ricordo che tempo fa le bevevo queste della Lipton, solo che non le trovavo più e poi invece erano nelle altre portatisane, certo che non le trovavo più. Poi c'ho questa, sempre della Lipton, che è Green Tea, Matcha e Ginger. Quindi c'ha il tè verde, il matcha e il ginger, sì, il prezzemolo e lo zenzero. E allora, questa non mi fa impazzire perché di natura a me il matcha non piace perché lo trovo troppo amaro e io di solito nelle tisane, cioè nelle tisane e nelle camomille non metto mai lo zucchero e quindi non mi fa impazzire. Io infatti quando dico a Michele: amore, ci facciamo un tè? E lui mi dice: ci facciamo una tisana? E lui mi dice: sì, va bene. Io a lui metto sempre queste, così magari lui cerca di finirle e io mi finisco le altre. Ti amo, amore mio. Poi, sempre della Lipton, aspettate che le vado a dividere. C'ho questa che non c'è scritto niente, ma penso che sia quella classica. Che buon profumo. Ha il profumo tipo di liquirizia. Molto molto buona. Poi, allora, andiamo con quelle in fiore. Sì. Allora, di infiore c'ho quella depurativa e leggiamo la descrizione. La tisana depurativa in fiore è una selezione di erbe che aiutano a disintossicare e depurare l'organismo. Tale miscela favorisce il benessere fisico. Tisana snellente. La tisana snellente in fiore è una soluzione di erbe che, abbinate ad una corretta attività fisica, aiutano a mantenersi in linea. Grazie alle proprietà delle erbe contenute, favorisce la perdita dei liquidi corporei. In poche parole, questa è come l'acqua d'occhetta, vi fa fare tanta plin plin. E poi c'è quella digestiva.
La tisana digestiva in fiore è una selezione di erbe che stimola l'attivazione gastrica, favorendo la digestione e alleviando la pesantezza di stomaco. Poi ho solo una. Sì, è solo una. C'ho questa della Equilibra, che è quella digestiva, con menta, anice e zenzero. Io a tutte le tisane non so per quale motivo sto sentendo tipo odore di liquirizia, però sono tutte buone secondo me. Poi, allora, c'ho quest'altra della Bonomelli, che è quella ventre sgonfio, e qui vedo che c'è il disegno dello zenzero, della cannella e dei fiori. Allora, tisana 100% naturale, dal gusto speciale e piacevole, con finocchio, cannella, anice e carvi. Piante tradizionalmente note per favorire la naturale regolarità e contrastare giorno dopo giorno il senso di gonfiore e tensione addominale. E anche questa è talmente buona che vi dico che questa qua è l'ultima bustina, cioè le altre me le sono tutte bevute e mi piace veramente un sacco. Poi vi faccio vedere la mia ossessione per le tisane Lord Nelson, secondo me sono le più buone. C'ho questa, il tè verde lo prendo rigorosamente della Lord Nelson, mi trovo sempre benissimo, è super super buono. Poi c'ho quella zenzero limone, questa qua la bevo sempre al mattino. E poi c'ho questa con zenzero, sambuco e peperoncino. E questa qua è pazzesca, vi rimane sulla punta della lingua, è un po' il bruciore del piccante, però è buonissima. Poi sempre della Lord Nelson, allora adesso non ce l'ho più perché l'avevo finita, avevo preso quella all'ortica che faceva fare tanta plin plin, poi avevo preso questa che mi sembra che questa qua è quella che fa, come si dice, è quella che fa dormire, non so come si dice, che c'è dentro il biancospino, la camomilla e la menta. Mamma mia, mi piacciono. Io potrei essere una sniffatrice di tisane H24 perché mi piacciono troppo gli odori delle tisane. E poi c'è questa che ha anice, liquirizia e camomilla. Questa mi sembra che è quella digestiva. Buonissima. Poi c'ho questa che l'ho trovata solitaria alla cannella. Questa qua io di solito me le faccio, quelle con le cannelle, con la cannella me le faccio verso ottobre, novembre, con l'arrivo pian piano del freddo mi faccio questa con la cannella che mi fa impazzire. Poi c'ho questa della Yoji che si chiama Christmas Tea. Ma perché a Natale si beve il tè? Il profumo mi ricorda tantissimo i biscotti pan di zenzero. Che buono. Poi c'ho questo deteinato antiossidante della Tè in Frais del 1946, però spero che la bustina sia un po' più recente perché non mi ricordavo veramente neanche di averlo. E c'è scritto deteinato con zenzero e curcuma. Quindi deteinato non fa per me, non so nemmeno per quale motivo ce l'ho. E poi, c'ho quest'altra sempre della Tè in Frais, questo è classico detinato. Tutti detinati? Cioè, tutti. Solo questi della in Frais sono detinati. E poi mi avevano regalato una box che aveva dentro delle tisane della Pompadour, ed erano quelle invernali, mi sembra. Sì, invernali. E c'è questa che ha garofano e cannella. Questa con more e lamponi. Mamma, questa è buonissima. Oh. Poi c'è questa che si chiama Magia d'inverno. Ok, Magia d'inverno, ma cosa c'è dentro? Non c'è scritto. Allora, qua c'è raffigurato un'arancia, una mela e la cannella. Poi c'è questa, l'arancia rossa. E poi c'è questa che si chiama Magic Emotion, che vedo che c'è raffigurato l'arancia, l'uva e la cannella.
niente, ragazze, queste erano tutte le mie tisane. Fatemi sapere se voi avete magari qualche tisana da consigliarmi che vi piace, che volete che io provo. E noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!